Fratelli, non sono gli amici rivali di YouTube. Buongiorno, 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 buongiorno. E che bel buongiorno, signori miei. Che bel buongiorno, perché comunque sia, bisogna sempre essere obiettivi. Bisogna anche dire, ragazzi, mi taglio i capelli a breve. Sì, lo so, faccio cagare con i capelli. Giusto per farvi vedere, mi hanno detto, dai, falli vedere un attimino le differenze. I capelli ci sono ormai, devo tagliarli oggi. Che la dite che cos'è? Fa, mi raccomando, tieni i capelli lunghi a volte anche per far vedere le differenze fra prima e dopo. Quindi per cui lo so, coi capelli faccio cagare, tra un po' mi riraso di nuovo, molti me lo dite, Rasta sembri molto più vecchio con i capelli, lo so, faccio cagare, già non sono un bisogno pelato, figurati con i capelli. Comunque, gli regalo la sponsorizzazione da quando sono contento oggi. Quelli lì, quelli lì, quelli lì, quelli lì, quelli lì, donna, uomo, bambino, eccetera, eccetera, eccetera. Indi per cui, fate il vostro gioco, fate il vostro gioco. Sono convinto che la maglia di Adelì se la metteranno su, andrà a nozze, andrà. E adesso poi andiamo a parlare di due persone, di Mozart, che con l'uovo sopra i prelegati gli si addice, e di Charles. Comunque, nel primo messaggio qua vi lascio. In descrizione vi lascio la sponsorizzazione. Ragazzi, non c'è giornata più bella oggi che siamo tutti fiduciosi anche per questa gran cazzo di squadra che sta crescendo. Minchia, vedo un calulo, ragazzi, ma adesso li vado a prendere uno a uno. Veramente, che bello fare i video quando c'è qualcosa da dire, non le solite stronzate. Ma che bello fare il video quando c'è qualcosa da dire. Meno male, meno male, meno male. Mamma mia, minchia, mi sopporto più che caldo, mamma mia. Comunque, che bello fare il video quando c'è veramente da parlare di pallone, finalmente di pallone. Ho visto una squadra davvero in forma già. Ho visto una squadra che gli ultimi due tasselli che ci mancano, un centrocampista che vada a sostituire Kessié in mezzo, da mettere di fianco a Sandro Tonali, che comunque Bennacer, ragazzi, niente da dire. Ieri non è che abbia fatto, mi abbia strabiliato, però secondo me Bennacer è un nostro terzo centrocampista per gli obiettivi che dobbiamo andare a correre. È fortissimo, a me piace tantissimo il mio motorino, non lo do via. Non lo do via, se non meno di 40-50 milioni non lo darei mai via Bennacer, nella maniera più assoluta, perché per me è veramente un grandissimo centrocampista. L'anno scorso non ci dimentichiamo soltanto di Piero Calulo, ma quando Bennacer è stato bene, ragazzi, a centrocampo è cambiata tutta la musica di fianco a Sandro. Ieri Sandro è andato a sradicare un pallone a uno, con una cattiveria e una ferocia, appena entrato sul 4-0 in un amichevole, che magari, sai, uno dice, insomma, un attimino prima entro, un po' al piccolo trotto, tipo la Bakayoko che entri, bello tranquillo, cioè, Bakayoko, ragazzi, nella rosa mia non ce l'ho più vedere, mi dispiace dirlo, perché Bakayoko mi piaceva anche quella canzone, ma per il nostro gioco, noi che siamo veloci, Bakayoko è troppo macchinoso. Cioè, io gli auguro che prima o poi tornare quest'anno, ce lo dovremmo tenere perché per il prestito. Ma devi capire che noi giochiamo veloci. Noi giochiamo sulla rapidità, sulla ripartenza, noi non giochiamo sul piccolo trotto, noi giochiamo tutto sulla velocità, noi giochiamo tutta sulla rapidità dei nostri due laterali, che adesso arriverà anche Charles, che poi ci arriviamo, ci abbiamo una punta che comunque davanti è una scheggia, perché Origi non è soltanto grande e grosso, ma è anche molto 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 veloce. E non vedo l'ora di vederlo Origi con i due laterali, con l'altro che sta arrivando, con Mozart dietro le spalle, ragazzi, Mozart, ragazzi. Cioè, Mozart è... Allora, prima cosa, partiamo un attimino dal principio. Paolo, veramente, e non ce l'ho con lui con i due nostri pupilli sulla trattativa di Charles, non ce l'ho su con loro, perché Elliot veramente è un rompicazzo, ma di quelli pesanti con i soldi. Cioè, però li va a prendere tutti a puntino i giocatori. Cioè, Piero, gli manca soltanto la cartella. Io veramente, io di Piero sono innamorato, c'è un'eleganza anche adesso. Cioè, ieri ha fatto un'uscita a palla al piede e sembrava uno che fa scino, non gioca a pallone. Cioè, è uscito fuori palla al piede, che ha fatto finta di darle uno, gli è entrato con la suola e ha mandato fuori tempo uno, ha fatto finta all'altro, ha mandato fuori tempo anche l'altro, è uscito proprio in testa alta, e poi non sbaglia un passaggio secco e preciso sul piede giusto del proprio compagno, perché anche il gran giocatore è quello che ti mette la palla giusta a puntino, partendo da difensori, perché a me piacciono i difensori con i piedi buoni. E Piero, ragazzi, quest'anno secondo me Piero, cioè Simon, naturalmente poi Piero bisognerà farlo rifiatare,
può fare anche il terzino volendo, ma noi due terzini abbiamo già Davide che è affidabilissimo, abbiamo già Alessandro che sembra che gioca con noi da una vita. Invece Alessandro anche, ragazzi, all'interno di questo gruppo qua, Alessandro, il buon Ale, cioè con la corsia lì con Calabria e Alessandro comunque sia, noi siamo comunque sia belli tranquilli. Cioè Alessandro uno di spogliatoio che comunque criticato da me in alcune partite quando iniziava a fare quei cazzi lanci lunghi perché non avevo ancora capito che non giocava nella Roma, giocava nel Milan, non avevo ancora capito un po' di cose che poi ha capito perché è un ragazzo troppo intelligente, attaccatissimo già a questa cazzo di maglia, questa gloriosissima maglia, ok, quindi poi quando ha capito come cazzo giochiamo, ragazzi, cioè è veramente anche, entra sempre con un carisma, una voglia, una cosa, determinazione. E con i compagni è messo proprio a puntino, proprio, proprio bello, bello, bello anche Alessandro da vedere. Petio Hernandez, non c'è più niente da dirgli, cosa cazzo gli devi dire? Cioè, ormai, i complimenti ormai siamo onorati di farli, Leao, il fuori quota l'hai dato avanti, non lo prendi neanche, provano addirittura, ieri uno ha provato anche ad aggrapparsi così, non è riuscito a tenerlo, perché è il doppio degli altri, il prepotente all'oratorio che prende in mano il pallone lo paga tu, io, il mio papà il pallone, quindi è mio, voi lo giocate, gioco io, se no facciamo uno contro tutti, cioè, è il prepotente, il bulletto è diventato ormai Leao, ormai Leao è il bulletto dell'oratorio, capito? Quello più grosso che gioca con quelli più piccoli, veramente. Cazzo, uno ha provato a tenerlo così, non ce l'ha fatta. Così si è aggrappato, non è riuscito a fermarlo, cazzo, una cosa che è devastante. Bisogna stare il gol anche lì, scavetto sotto, se voi iniziate anche a vedere la porta, siamo finiti, siete finiti proprio. Poi, andiamo avanti. Gli a destra, pensa la Mecca, comunque sia solo una partita di quantità, qualità ce n'è poca, però quantità comunque se ne è sempre tanta, e io vi ripeto, lo teniamo in rosa, proviamo a far fare il terzino al posto di quando non c'è Teo Hernandez. Tanto può giocarsi a destra che a sinistra, mentre che al secondo tempo può giocare a sinistra per un tratto di partita. Per me è un ottimo terzino, punto. Potrebbe essere un buonissimo terzino come ala. Può giocare in altre squadre, ma non è Milan secondo me, per gli obiettivi che ci abbiamo noi, perché gli obiettivi che ci abbiamo noi l'anno prossimo non è soltanto quello di riconfermarci a vincere il campionato, ma il nostro obiettivo, ragazzi, è quello di tornare grandi in Europa. Almeno il mio obiettivo, che io sono una persona che non mi fermo, ma ci sono altri, ma non mi frega un cazzo. Con un paio di ritocchi ancora, con Charles e uno in mezzo al campo. Cioè noi veramente, ragazzi, e tu ti ma ti stai esaltando? Non è che mi sto esaltando. Che io mi ricordo che molte volte facevamo anche cagare in amichevoli, quando giocavamo anche con un Lugano. Eravamo in difficoltà perché non c'avevamo gioco, in qua invece vedo un gran cazzo di gioco. Proprio singolarmente di gruppo vedo un'armonia. Ieri proprio ho visto un'armonia, una cosa che proprio era proprio bella da vedere. Ed è la stessa cosa che ho provato l'anno scorso quando abbiamo giocato con la Pro Sesto in amichevoli. Arrivo Bomber, dammi un secondo. Proprio una goduria veramente inestimabile. Detto questo, Mozart si muove fra le linee. Ah, stavo dicendo, Paolo li sceglie proprio a puntino. Mozart anche, cioè, impegnato sul sociale. Un ragazzo splendido, uno studioso, ma si vede proprio in faccia, pulito, senza un tatuaggio. Cioè, Paolo li sceglie a puntino. Paolo veramente adesso anche Charles, proprio pulito in faccia, bravo, proprio la classica faccia da ragazzi dell'oratorio che si trovano, vanno col dona. Anche lì a farsi la lezione di chirichetto, giusto per stare assieme, così magari che non cagano neanche il don, proprio giusto per stare assieme, per seguire i ragazzi più piccoli. Ecco, questo qua mi sembra un gruppo, Piero anche, Tomo, mi sembra proprio un gruppo proprio di bravi ragazzi. Cioè veramente, non c'è un pagliaccio, l'unico pagliaccio che può farlo è Ibra. Gli altri invece tutti umili, tanto ne basta uno di pagliaccio in squadra e ce l'abbiamo che Ibra. Tutti ragazzi umili, bravi, diritti al lavoro, belli, 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 belli. Io sono proprio fiducioso. Adesso Charles oggi o domani dovrebbe chiudersi la trattativa, portiamolo subito a casa. E poi, ragazzi, ci manca il centrocampista, un difensore giusto di scorta e poi che magari può fare anche il terzino sinistro. E poi il futuro è sempre più roseo. Ragazzi, ci vediamo oggi in live, perché oggi la live c'ho proprio voglia di farla. Ore 14, tutti presenti, grazie, ore 14. Ciao a tutti.